Crackete si è tuffata e si è immersa. Guarda, guarda, guarda. È qua. Anche perché è ora di pappa. Quindi lei pensa che io le abbia portato i robini da mangiare. Invece no. Ho portato la videocamera. È inutile che mi guardi. Secondo me mi morde il ditino. Zac. Però vedi che non se ne va. Non se ne va perché aspetta che io ci stia da mangiare. Ricompare di qua. Oh, si vede il mio cranio. Il mio cranio parzialmente oscurato dalla macchina fotografica. L'acqua è sporchina perché stiamo tentando di filtrarla solo un pochino affinché in questa stagione, se per caso ci sono uova, magari finalmente fanno i figli ste tartarughine, ste tartarugone. Il mio fratello mi chiama spesso tartarugone, anche rugone. Vabbè. Sì, le tartarughe. Ah, guarda che ce n'è un'altra di qua. Guarda, guarda, guarda. Chi è? Un mostro marino. Ma chi è che suona tutto il tempo, insomma? Buongiorno, questo è un video relativamente breve perché ho poco spazio sulla scheda di memoria, anche poco spazio qui fisicamente perché devo fare altre cose. Volevo fare un piccolissimo aggiornamento su quella che è la mia routine quotidiana per il viso in questi giorni in cui sono lontana da casa. E allora, comincio subito, non mi perdo in chiacchiere perché assolutamente non posso permettermelo, comincio subito con la Reinigungs Emulsion della Alterra. Voi sapete, ne esistono due, ce n'è una con il tubetto rosso con il melograno disegnato sopra e una verde all'aloe. La Reinigungs Emulsion all'aloe è leggermente meno idratante, però è anche leggermente struccante ed è leggermente più pulente. Per questo ho portato dietro solo questa, sia perché questo tubettino tra l'altro sta per finire, ce n'è rimasto solo così e quindi era più leggero chiaramente in valigia, e sia perché mi assicura una pulizia del viso un po' più profonda
e vi ricordo sempre che questo si usa con il viso bagnato. Poi c'è un tonico, il tonico della situazione è questo di Paul Penders, che mi avete visto già sia usare, sia dire di usare, sia mettere nel video dei favoriti del mese. Questo finirà di nuovo nel video dei favoriti del mese di marzo, quello che sta per arrivare, e con questo tonico mi trovo benissimo, l'ho detto già tante volte, è una leggerissima azione esfoliante e vi dirò subito anche il perché è da coadiuvare e da usare insieme ad un altro prodotto che sto per farvi vedere a momenti. E per tutti i tipi di pelle, questa è una bottiglietta relativamente piccina, contiene 120 ml di prodotto, non mi ricordo quanto costa, per quello stavo pensando a quanto costa, ed è stata acquistata, l'ho acquistata sul sito di Accoverde a Natale. Non è ancora finita, a dire la verità sto usando anche un altro tonico che anche lui finirà nel video dei favoriti del mese di marzo, però non l'ho portato con me in viaggio, prima di tutto perché mi sembra che un tonico basti avanzi e poi perché ho preferito il tonico nella confezione più piccina, l'altro ha una confezione notevolmente più grande e scomoda da portare in giro e da far viaggiare. Dopo il tonico, quando il tonico si è perfettamente asciugato, come dicono le istruzioni, applico invece questo. Questo è l'esfoliante agli agrumi di sempre Paul Penders. Questa è una bottiglietta minuscola, me la metto vicino al viso per farvi vedere. Ci sono dentro 50 ml di prodotto e vi faccio vedere anche qual è la differenza rispetto alla bottiglietta più grande. Che cos'è questa cosa? Questa è una cremina un po' grumosa, un po' gellosa. Se ne prende pochissimo e vedrete poi che si distribuisce bene su tutta la faccia. E qual è l'effetto? L'effetto è quello di disintegrare le cellule morte, gli strati cutanei che non servono più. La differenza sulla pelle si vede molto bene. Sto morendo un po' di caldo perché sono qui con il maglione, in realtà potrei benissimo essere in costume da bagno perché fa veramente caldo. La differenza si vede molto molto bene. Il vantaggio è che scompare in assoluto e non tornano più le screpolature da queste parti, screpolature ai lati del naso, tutto questo scompare. Lo svantaggio è che però levigando e togliendo gli strati di pelle ormai di cellule che ormai non servono più, sono cellule morte, vengono in superficie magari leggeri brufoletti che erano latenti e sottocutanee, però se non li si stuzzica non succede niente, scompaiono nel giro di mezza giornata. Sono solo cosine che vengono in superficie perché prima si trovavano in sottosuperficie e poi basta, e poi scompaiono. Poi la crema della situazione, ci sono due creme, queste due. Una è la crema della Santa Verde, l'avevo acquistata anche questa dal sito di Ecoverde in dicembre, però poi mi ero resa conto subito, immediatamente usandola, che era troppo troppo leggera per il periodo dell'anno, si era in pieno inverno e per me era veramente troppo leggera. Tra l'altro questa è la versione medium, esiste anche una versione rich e ho pensato più volte che per quel periodo dell'anno, per dicembre, avrei dovuto prendere la versione rich. In questo periodo dell'anno però la temperatura si è fatta più mite, mi trovo in una condizione climatica che è decisamente più accogliente rispetto alla Germania e quindi sto finendo di usare questa crema con cui mi trovo benissimo. Avevo già detto alcuni mesi fa che ho usato già le creme per il viso della Santa Verde e sono veramente buone, affidabilissime e mi piacciono molto, solo purtroppo alcune volte la mia faccia non è ha bisogno di cure un po' più pesanti. A proposito di cure un po' più pesanti, questa di solito la metto durante il giorno, la mattina quando mi voglio truccare, invece sempre durante il giorno quando non mi voglio truccare, quando magari non devo uscire, non devo vedere persone che non conosco ma solo familiari, oppure familiari, insomma, si fa per dire, diciamo amici di famiglia, e poi invece sicuramente di sera prima di andare a dormire uso questo è un balsamo della CMD Zende. Come sto dicendo e ripetendo tante volte negli ultimi video, la Zende è una ditta che esiste da un bel po' di tempo in Germania, è piuttosto conosciuta per l'affidabilità dei suoi prodotti. Questo balsamo è fatto soltanto di cere, qualche olio e un burro, e non è un qualcosa di emulsionato, dunque non è una crema,
ed è un qualcosa che nella maniera più assoluta non si assorbe, rimane e impregna tutta la faccia. 5-6 ore dopo aver applicato questo balsamo, questa pappona che vedete fatta in questa maniera, non scende, sembra quasi un lip balm, infatti lo si può usare anche come lip balm. 5-6 ore dopo aver applicato questa cosa, finalmente si incominciano a vedere segni di assorbimento, ma in realtà diciamo che rimane e non si assorbe, e protegge però tantissimo la pelle. Sono con questa cosina in mano, c'è un calabrone tra l'altro che si avvicina, perché volevo parlarvi di una ulteriore protezione che questa confezione ha e mi sembra molto comoda. C'è questa protezione in plastica e poi c'è il coperchione, quello ufficiale. E a volte, nel tentativo di far assorbire questo balsamo oppure nel tentativo anche di renderlo leggermente più leggero, lo uso spruzzando prima sul viso un pochino di acqua termale, che nel mio caso è questa mini confezione di acqua termale Aven, ma in genere lo uso puro, così, senza niente, e io mi ci trovo benissimo. Però ripeto, nella maniera più assoluta è un qualcosa che non si assorbe. Ve ne parlerò meglio nel video dei favoriti del mese, dove spero di avere più tempo a disposizione per dilungarmi su questo balsamo, che è veramente ottimo, ottimo, ottimo. Infatti non vedete da nessuna parte creme della Martina Gebhardt, ci sarà un perché questo mi piace veramente tanto. Che altro volevo dire su questo? Qualcosa che non mi ricordo. Ah sì, che è multiuso, io infatti lo uso sulle mani per idratare le mani ridiventano in salute, tornano in salute nel giro di minuti. Lo uso intorno alle unghie, lo uso come balsamo per le labbra e soprattutto lo sto usando in questi giorni in cui mi espongo al sole o comunque vivo molto all'aria aperta, lo sto usando come protezione qui intorno al contorno occhi, così faccio in modo che le tre rughe, le due rughe e mezzo che ci sono sotto gli occhi, non diventino 300 o 400 con l'arsura provocata dall'esposizione solare. Ultima cosa che volevo dire, sto usando anche dei balsami per le labbra. Questo è il balsamo che sto usando quando mi espongo al sole e anche di notte prima di andare a dormire. Il balsamo cosa viene fuori nei prossimi giorni. Ma io non ci sarò a vedere.